Per un'estate tra le righe, la libreria La Parola questa settimana vi consiglia due nuovi libri. Il primo è un'ultimissima uscita di Singer, La famiglia Karnowski, editrice Adelphi. Questo non è un libro nuovo, nel senso che è un libro scoperto dall'editore Adelphi, come fa spesso. È un libro scritto nei primi anni Novecento, ma la scoperta di questo libro rivaluta veramente questo autore. Molti avranno sentito parlare di un certo Singer, del fratello minore, il fratello che ha vinto anche un premio Nobel. Ecco, anche il fratello maggiore scriveva e questo libro ne dà veramente la luce e lo fa scoprire. È una saga familiare, la storia di tre generazioni di ebrei che si trasferiscono in tre città diverse per cercare di rivivere e vivere meglio la loro vita. La famiglia Karnowski è un libro intenso, ma è un libro proprio per chi gli piace questo genere. Le saghe familiari ormai conosciamo molti autori che le hanno scritte, Singer la fa sua e lo fa diventare veramente un libro che merita leggere e essere letto quest'estate. La famiglia Karnowski. Il secondo libro che proponiamo invece è un nostro intramontabile. Molti di voi che forse hanno già visitato la libreria La Parola avranno già avuto questo consiglio, ma vogliamo riproporlo perché dopo forse un anno e mezzo ce lo siamo un po' dimenticati. È di Christian Signol, Maria delle Pecore, la libreria editrice fiorentina. Una piccola editrice fiorentina, ma che ha scoperto un grande libro. Questo libro è così, è proprio secondo me molto estivo, perché è il piacere dell'essenzialità, il piacere delle cose semplici, il piacere di scoprire che cosa veramente vale la pena vivere. È la storia di una donna che vive in Provenza, che nonostante la partenza difficile della sua vita, ecco, è così, in questo bellissimo ambiente, in questo forse non facile, ma molto bello, riesce veramente a scoprire le cose belle della vita. Ecco, ve lo consigliamo tanto per chi non l'avesse ancora letto, Maria delle Pecore di Christian Signol, libreria editrice fiorentina. Ecco, per un'estate tra le righe, buona lettura a tutti.